Salve ragazzi! Oggi vorrei parlare di un argomento di cui qualcuno mi aveva chiesto di parlare. Come sapete, ascolto sempre i vostri suggerimenti per i video, dunque se ne avete altri, scrivetemeli nei commenti. Vorrei parlare del rapporto che esiste tra la professione da editor o redattore e quella da autore o autrice. Qualcuno infatti su Instagram mi chiedeva: ma è normale fare entrambe le cose? È necessario fare entrambe le cose? Insomma, io nel valutare la professionalità di un editor dovrei controllare se ha già pubblicato qualcosa e cosa sta facendo come autore. D'altro lato, mi è capitato spesso che qualcuno mi dicesse: ma non è controproducente fare entrambe le cose? Ora, su questo argomento, secondo me, esistono tantissime opinioni diverse, vi dirò la mia. Io, come sapete, sono entrambe le cose. Non sono una super autrice da 1 milione di copie, però scrivo, ho un romanzo già pubblicato, altri sono in fase, insomma, di ricerca di collocazione, quindi sì, sono entrambe le cose, sono editor e anche autrice. Spesso però, quando mi viene posta questa domanda, mi sembra un po' strano, nel senso che per me, personalmente, sono due attività diverse, separate. Per esempio, spesso mi viene chiesto: ma il fatto che tu lavori sul testo degli altri, pur essendo un'autrice, non crea il rischio che la tua voce si sovrapponga a quella di quell'autore lì? Ecco, io vi confesso che questa domanda non l'ho capita, nel senso, perché dovrebbe? Forse porre questa domanda, ci fa capire che uno non ha ben capito cosa sia l'editing. Infatti si sente spesso dire in giro che l'editor riscrive tutto, snatura la voce dell'autore, ma in realtà un bravo editor non lo fa, non dovrebbe mai farlo. E questo che sia o meno un autore per gli affari suoi, insomma. Quindi mi domando in che modo io rischio di imporre la mia voce se io non scrivo niente sul testo dell'autore? Al di là del suggerimento che posso dare, perché per carità quello ci può essere, che ne so, se c'è una ripetizione posso suggerire quali altri termini l'autore potrebbe usare. E certo, può succedere che l'autore ne prenda uno da me in questo modo. Capita. Ma innanzitutto l'autore non è per nulla costretto a fare così, cioè può sceglierne un altro che vuole lui, l'importante è che non si ripeta rispetto alla ripetizione che avevamo notato, no? Ma il lavoro da editor in realtà è più un lavoro di riflessione che si fa insieme all'autore, quindi non è che io semplicemente riempio il manoscritto di segnacci rossi e riscrivo le frasi che non mi piacciono. Questo non è editing. Sì, a volte c'è anche una fase del genere, quando si pulisce il testo, così si dice di solito, nel senso che magari si può proporre un taglio a un paragrafo, ma cioè, per esempio, se io devo invitare l'autore a riscrivere un pezzo, non è che lo riscrivo io, cioè non è che dico, vabbè, questo pezzo è da riscrivere, ecco, l'ho riscritto. No, questo è un ghostwriter, cioè una persona che si sostituisce all'autore con la propria voce, ma appunto io da editor non faccio così, non riscrivo io quei pezzi. Ma comunicando con l'autore gli dico: guarda, questo capitolo, questo paragrafo, questa frase non mi convince perché? Per questo motivo qui. E poi se ne parla, si instaura una discussione in cui l'autore può anche dire: guarda, non hai capito un tubo, in realtà va bene così. E la decisione finale è sempre la sua. Dunque, no, la mia risposta è no, non credo proprio che essere un autore possa influenzare in qualche modo il lavoro sul testo. Semmai, nel mio caso, appunto perché io sono entrambe le cose, posso dirvi che per me essere anche un'autrice è molto utile per il mio lavoro. Sia perché passo le stesse esperienze, cioè vivo le stesse esperienze che vivono i miei autori, quindi li capisco meglio. Posso capire i nervosismi, le speranze, i desideri, i sogni di chi scrive, perché anch'io scrivo, quindi sono una di voi. Per esempio, questo mi ha sempre aiutato moltissimo nel affrontare i muri degli autori, quelli che abbiamo tutti, quando qualcuno ci critica, becca un difetto del nostro testo, tutti noi autori stiamo lì un po' piccati a dire: però forse sei tu che non hai capito, ma sei sicuro che non va bene questo perché è bellissima, secondo me. Questo lo facciamo un po' tutti, c'è chi è più maturo e quindi non lo fa con rabbia, insomma, però il sentirsi un po' punti quando si viene criticati è normale, oppure l'insicurezza, cioè il fatto che quando ti criticano tu improvvisamente dici: no, ok, faccio schifo, vado a buttarmi dal balcone. Ci sono queste reazioni che sono veramente tipiche, classiche e che abbiamo tutti quanti, con una sfumatura in base alla nostra personalità, però bene o male, ecco, gli autori sono fatti tutti della stessa sostanza.
della sostanza di cui è fatta l'ansia, diciamo così. Capisco la frustrazione degli autori che devono sempre aspettare un sacco di tempo e a volte alcuni li ho fatti aspettare anch'io perché funziona un po' così, non puoi ottenere sempre risposte immediate, certe, nette, ma c'è bisogno di riflettere, di pensare, di lavorarci sopra, ci sono dei tempi, quindi è tutto molto lento, tutto molto lungo, devi aspettare mesi e mesi per ottenere una risposta da un editore, se mai la otterrai. A volte devi attendere anni prima di capire che diamine devi fare questo manoscritto. Insomma, è tutto molto complicato e quindi, siccome lo sto vivendo io sulla mia pelle, per me è un grande vantaggio essere anche un'autrice. Inoltre, grazie alla mia attività come autrice, vedo questo mondo sempre più in profondità. Per dire, un editor che comunque non, che ne so, non ha mai provato cosa vuol dire venire rappresentato da un'agenzia in prima persona. Magari non ha visto come funziona dietro le quinte. Io sono molto contenta di averlo visto, di starlo vedendo adesso. Detto ciò, e questo ripeto è il mio punto di vista, questo non implica però che per essere un bravo editor devi per forza essere pure un autore. Ma chi l'ha detto? Non tutti gli editor sono autori e qui, come al solito, vi invito alla santa consapevolezza, perché se voi andate a cercare un editor che sia anche un autore, magari un autore della Mondadori, perché sappiamo che avete il fetish della Mondadori, e quindi cioè, lo volete così perché magari lui conosce l'editor Mondadori, magari vi può raccomandare, perché diciamolo che è quello il vostro scopo alla fine, ecco. Ci sono diversi autori che vengono pubblicati magari da case editrici importanti che poi si approfittano di questo ruolo per giocarsi appunto questa carta dell'autorità, per cui cioè dell'autorevolezza più che altro, per cui vi dicono: ma io nell'83 ho pubblicato per la Mondadori, che poi magari è una sottocollana di un marchio che nessuno si ricorda, però Mondadori, Mondadori. E questo implicherà, per una magia che nessuno ha capito da dove venga, che lui sia un bravo editor, ma non è detto, questo dipende da come lavora da editor, perché appunto può essere che sia un autore bravissimo, ma che non abbia idea cos di cosa voglia dire fare l'editor. Viceversa, un editor può essere bravissimo a ragionare, a lavorare sulla struttura di una storia, ma questo non implica che sia bravissimo a scriverla lui da solo, perché scrivere una storia è più difficile del lavorare sulla storia degli altri, no? Quindi ecco, a mio parere, francamente, sono due attività completamente separate. Quindi, cosa possiamo cogliere di utile da questo discorso? Secondo me, possiamo coglierne di utile, se siamo degli autori in cerca di editor, che le due attività sono separate e indipendenti. Dunque, io posso pure andare a cercare un editor che sia l'autore di punta della Mondadori, ma lo devo cercare perché mi fido delle sue capacità come professionista, non come autore. Cioè, mi può piacere, magari mi sta simpatico, per carità, non vi dico che non dovete lavorare con persone che sono pure autori della Mondadori. No, no, va benissimo, l'importante è che siano bravi a fare gli editor. Stare a contatto con persone che a loro volta hanno dei contatti importanti, sì, vi può aiutare, può essere utile, però ragazzi, non funziona così. Ve l'ho già detto 70 volte, ve lo ripeto. Io guardo con un po' di preoccupazione queste dinamiche perché sempre di più mi rendo conto come mi basterebbe anche solo millantare, perché tanta gente lo millanta e basta già quello, di essere entrata una volta di notte scassinando la porta nell'ufficio della Mondadori. E mi arriverebbero il triplo degli autori perché ho detto Mondadori. Questo vuol dire che siete ignoranti, cioè nel senso che siete molto ingenui, no? E che vi fate fregare con una facilità imbarazzante. Io faccio il mio lavoro, che non c'entra niente con chi conosco. Conosco anch'io delle persone, ma insomma, non è quello il motivo per cui magari pubblicherete un libro, ma lo sarà perché siete capaci o perché il vostro libro è valido per un editore. Se volete a tutti i costi una raccomandazione, sposate il direttore editoriale della Mondadori, insomma, perché anche conoscere il lavascale dell'ufficio, secondo me, non aiuta. Comunque, chiudo questa parentesi un po' acidina perché appunto questo argomento mi fa arrabbiare, ma tornando al punto iniziale, ripeto, le due attività sono indipendenti, possono benissimo esserci entrambe, ma non sono necessarie entrambe, perché una persona può specializzarsi in cose diverse, fare cose diverse e non necessariamente una cosa influenza l'altra. Io
Lo ripeto di nuovo, sono molto contenta di fare entrambe perché mi aiuta, mi ha insegnato un sacco di cose che sono utili per l'una o per l'altra. Cioè, in realtà anche fare l'editor mi ha insegnato molto come autrice, quindi per me sono due attività che si sostengono a vicenda e che vanno in parallelo. Questo non vuol dire che se lavoro sul testo di un autore snaturo la sua voce. Una volta una persona mi ha detto, ma secondo me un editor che è anche autore è invidioso degli altri autori e quindi li sabota apposta. Ecco, questa è proprio una teoria del complotto, ragazzi, che mi stupisce sempre, nel senso, tra autori non c'è competizione in questo modo qua. Cioè, non è che se io, non lo so, inserisco delle cavolate apposta nel vostro romanzo, allora il mio andrà meglio. Dunque, no, non vi preoccupate, nessuno è invidioso di voi, non c'è nessun problema, scrivete felici e cercate un professionista che sia bravo nel lavoro per cui lo state pagando, qualsiasi esso sia. Bene, spero di aver risposto a questo dubbio. Se ci sono altre domande collegate a questo discorso, scrivetemele pure nei commenti. Grazie mille per avermi guardato, perdonate la mia voce nasale, ma sono super influenzata ancora, però è arrivato l'autunno e noi siamo felicissimi lo stesso. Grazie mille, ci vediamo al prossimo video!